La ricca estate di eventi fanese ogni anno vive, nelle feste di quartiere, appuntamenti di grande richiamo a cui i turisti e locali non vogliono mancare. Una di queste è la Festa della Solidarietà, che per 3 giorni anima il parco di Centinarola. Questa festa ha preso vita da un gruppo di amici, l'associazione Viviamo Centinarola, consapevole dell'importanza che può assumere un valore come la solidarietà. Come sempre, con le telecamere di Fano TV siamo andati a trovarli. Sono tanti gli elementi che uniscono queste feste definite campagnole dalla Proloco di Fano. Sicuramente la musica e il cibo sono due componenti importanti. Il cibo è naturalmente quello che tiene insieme tutti quanti attorno a una tavola e poi si va a ballare. Ogni festa ha la sua particolarità. Qui a Centinarola la specialità è la trippa. Siamo alla giornata conclusiva, oggi è domenica, 3 giorni insomma intensi per voi, ma anche di grande soddisfazione perché insomma sempre tanta gente qui a voi Centinarola. Sì, sempre tanta gente, noi siamo contenti, volontari da sempre più gusto a essere qui e anche quest'anno siamo contenti. Senti, la solidarietà è il vostro insomma timbro di fabbrica. Quest'anno come verrà devoluta la raccolta dei fondi che avete fatto? Anche quest'anno abbiamo deciso di dare una parte del ricavato a un arredo del giardino di Centinarola e un'altra parte andrà alla donazione, a 2 donazioni che abbiamo in Africa ormai da 9 anni e quindi continuiamo ogni anno. Le associazioni vedono la vostra manifestazione come una vetrina per mostrare il loro lavoro e quello che loro fanno tutti i giorni. Questa è una bella opportunità perché è una singolarità della vostra festa. Sì, ogni anno vengono le associazioni e sono sempre contenti di venire e noi siamo contenti che partecipano anche loro. Allora, già state pensando per l'anno prossimo, già mettere in campo quelle che sono le novità. Comunque, quella di quest'anno che festa è stata? Com'è andata? Quest'anno è andata bene e siamo contenti e speriamo anche il prossimo anno di farcela e noi faremo il più possibile per andare avanti. Quanti siete qui che vi date il da fare, come si dice? Tanti, tanti. Pensiamo presso poco una 60ina e sono contenti di essere qui e venire ogni anno. E ringrazio loro, tutti i volontari, lo staff che vengono ogni anno qui e siamo contenti. Perché grazie a loro la festa si fa, se no non si fa. Volevo ringraziare, ormai sono anni che fanno parte della festa e rendono questa festa unica e volevo ringraziare Yoga che è a cura di Laura Ferrari, la centinarolese e Tiro e Mulla. Questi 3 giorni sono ricchi di incontri, giochi, appuntamenti sportivi, musicali, tutti rivolti a valorizzare questo sentimento di fratellanza e impegno reciproco che unisce tutti gli appartenenti ad una comunità. Sindaco, definite campagnole queste feste perché forse il clima è quello insomma dell'aia, no? del campo, la festa paesana, però c'è uno spirito importante che è quello della comunione e della solidarietà qui a Centinarola. Beh, intanto sono feste che si fanno nei quartieri e questo è bello perché in qualche modo si coinvolgono tutte le persone del quartiere, cosa che altrimenti non avverrebbe, perché il rischio che specialmente d'estate le feste, le iniziative si svolgano nei posti centrali. Con queste feste invece si portano delle iniziative anche nei singoli quartieri. E poi ci si lega anche alle dinamiche che ci sono all'interno, alle associazioni del proprio quartiere. In questo caso è una festa dedicata alla solidarietà, dove si coinvolgono tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti, ma noi, la nostra città va riconosciuto, ha un forte senso solidaristico. Quindi queste feste sono belle e non a caso io vengo anche
come segno di attenzione, di simpatia, ma anche di ringraziamento per le associazioni e i volontari che organizzano queste feste, perché non dimentichiamolo, tutti coloro che lavorano in queste feste sono volontari, quindi solo per questo bisogna dirgli grazie, e poi fanno tanto di più. Ecco, una cosa bella in queste feste avviene la commistione di giovani generazioni e persone più anziane che magari escono dalle proprie case e in pochi metri hanno una serata, insomma, diversa dal solito. No, questo è bello perché sono feste che magari possono avere una dimensione per una certa età, ma in realtà ci sono tutte le fasce d'età e questo è piacevole. Quindi significa che è un quartiere in festa, ma in realtà poi non è solo un quartiere, perché io vedo gente che vengono un po' da tutta la città ed è anche un'offerta che si unisce a tante altre offerte che nella ricca estate fanese c'è. Quindi bene così. Tante le associazioni, anche quest'anno, presenti alla festa. L'Avis con i suoi palloncini, l'Aido, l'Auser, la Protezione Civile con il CB Club Mattei, Liberamente, Teleton, l'Anfas e Mille Voci. Allora, qui a Centinarola c'è anche l'occasione per praticare o avvicinarsi a una disciplina, se la possiamo chiamare così, una disciplina è corretta, lo yoga. Abbiamo qui colei che avvicina le persone a questa disciplina, insomma, tutte le mattine qui si può fare yoga. Sì, no, noi di solito lo facciamo la domenica mattina, a volte d'estate veniamo qua nel campetto là dietro. Ci sono i miei allievi soliti del mio corso che faccio tutti gli inverni, e poi c'è qualcuno che magari si avvicina solo per la prima volta per vedere cos'è, per imparare due tecniche di respirazione, perché siamo tutti stressati, no? Ecco, quello ci aiuta. Io so che ci sono diversi tipi di yoga. Sì. Allora, la base principale è l'Hatha Yoga, lo yoga della salute. Sono delle asana, cioè posture, perché posizione è sbagliato come traduzione. Posture che fanno bene a certe parti del corpo, per cui migliorano la salute e aumentano chiaramente le difese immunitarie. Ecco. Perché miglioriamo la circolazione, per cui. E quindi, per cui è il mattino presto, è molto bello. Ma questo silenzio finirà. Però lei è anche, insomma, facente parte di un'associazione importante che è sempre qui tutti gli anni. Che naturalmente fa del volontariato e di una missione importante. Siamo tutti volontari, tutti insegniamo italiano agli stranieri. Quest'anno, con questi arrivi terribili, abbiamo avuto proprio anche i ragazzi che sono ospiti delle cooperative, della cooperativa della Labirinto, ma comunque che sono dei centri di prima accoglienza, per cui abbiamo gente di tutti i tipi, acculturati oppure un minimo nella loro lingua, alcuni totalmente analfabeti, per cui è una cosa complessa, perché abbiamo bisogno di molto spazio che non riusciamo mai ad avere. Siamo al club a San Lazzaro, a volte anche alla Colonna, che era il vecchio asilo vicino al campo d'aviazione, e lì facciamo un corso però mirato in collaborazione con la scuola di Lucrezia, 3 mesi e poi l'esame. Dopo l'esame, se lo passano, non devono richiedere il permesso di soggiorno ogni anno, ma ogni 3, perché si dimostra che sanno l'italiano. Da qualunque distanza arriveremo, a milioni di passi, quelli che vanno a piedi non possono essere fermati. Dai nostri fianchi nasce il vostro nuovo mondo, e nostra la rottura delle acque, la montata del latte. Voi siete il colle del pianeta, la testa pettinata, il naso delicato, siete cima di sabbia dell'umanità. Noi, i migranti, siamo in piedi in marcia per raggiungere, vi reggeremo il corpo, fresco di forze nostre. Spaleremo la neve, allisceremo i prati, batteremo i tappeti. Noi siamo i piedi e conosciamo il suolo, passo a passo. Stringetevi nei panni, noi siamo il rosso e il nero della terra, oltre mare di sandali sfondati, lo scirocco. È bello, eh? Ci piace farlo, le mamme, vero? Cuore che ha la voglia di fare, fare presto più che si può. Si gira ancora?
l'altro elemento che non può mancare in queste feste è questo, il palloncino dell'Avis. Buon cibo, la musica, l'allegria, la solidarietà e naturalmente l'Avis con i suoi palloncini. Lui è l'addetto al gonfiaggio, lui gonfia. Grazie. Ecco, prego. Grazie E quindi troverete sempre codesto figuro e altri varie volte nelle varie feste che vi daranno questo palloncino e vi faranno una piccola comunicazione. La comunicazione è importante, molto veicolare importante. Un messaggio, giusto? Molto importante. È normale che siamo qua per portare un messaggio importantissimo, che è quello della donazione del sangue, e ancora di più in mezzo alla solidarietà, alla convivialità e alla gioia, perché al lato della donazione c'è una grandissima gioia, un grandissimo gesto che è quello di salvare una vita. Quindi siamo qua perché vogliamo di nuovo trasmettere questo bellissimo messaggio grazie a questi palloncini di tanti colori. Abbiamo i palloncini rossi perché il rosso è il sangue e il rosso è la vita. Ecco, quindi fate un giro di valzer, una mazurka, mangiate la specialità della festa nella quale voi andate, però non dimenticate di fare visita agli amici dell'Avis perché hanno ricchi premi cotillon ma bellissimi messaggi da darvi. Allora, nella insomma solidarietà ci sta anche una gara ciclistica, tutti gli anni la fate, com'è andata quella di quest'anno? Che gara, direi che è un momento di gioia, perché noi il sabato pomeriggio come società sportiva Centinarolese organizziamo per i bambini qui nell'area festa una gimcana che abbiamo alle nostre spalle, è una gimcana dove i bambini si possono dilettare a fare piccoli salti, facciamo anche una prova cronometrata, però poi in realtà la coppa c'è per tutti. Vincono per tutti. Cui, vincono tutti, dal primo all'ultimo. Poi alla domenica mattina, stamattina abbiamo fatto invece una pedalata per tutti, quella che noi chiamiamo la pedalata della solidarietà, dai bambini ai nonni. E quindi è aperta a tutti, noi curiamo il servizio d'ordine, chiudiamo le strade e facciamo fare questa passeggiata che arriva in piazza. C'è un ristoro offerto dal bar Aurora e poi c'è il rientro nell'area della festa dove c'è una fetta di cocomero e un pezzo di pizza per tutti. E stamattina l'abbiamo riproposta, è andata molto bene. Il gran caldo ci ha un po' penalizzato perché qualcuno ha preferito andare in spiaggia, però c'era comunque un numero consistente di pedalatori. La Centinarolese però sarà impegnata prossimamente anche in un altro evento molto importante. Molto importante, anche quest'anno riproporremo e faremo il secondo memorial Michele e Stefano per ricordare i nostri due amici che ci hanno lasciato. E una gara nazionale per la categoria allievi che si correrà per le strade di Centinarola, che abbiamo già fatto l'anno scorso. Quest'anno la riproporremo il 17 luglio, quindi un invito a tutti i fanesi a venire a quella manifestazione, perché il 17 luglio sarà una vera festa per lo sport. L'ingresso è libero a tutti, lungo le strade, quindi troveranno chi vuole, può trovare dettagli sul nostro sito www.lacentinarolese.it e comunque lungo le strade a tifare per venire a vedere questi ragazzi che si impegnano e sono veramente molto bravi. Allora archiviamo la seconda festa campagnola denominata così dalla Proloco, ma già pensiamo alla prossima, che è una di quelle più attese, golose e succulente di tutta l'estate, quella del fritto, perché voi di quei là dal Fium l'avete pensata bene come specialità culinaria, avete detto io per non saperne leggere né scrivere mi butto sul fritto e via. E vai, no, è una pietanza prelibata che piace a tutti, quindi attira tantissima gente. Dobbiamo andare di fretta con queste feste campagnole perché il programma è talmente vasto quest'anno che è veramente bisogna correre, quindi dopo la Centinarola si passa al fritto. E ritorna il gelato fritto che è piaciuto tanto 2 anni fa e quindi abbiamo deciso di riportarlo. Quindi tante pietanze, tanti menù a base di carne, di pesce o di verdure.
in tre serate, venerdì, sabato e domenica, accompagnate come sempre dal Liscio. Quindi abbiamo l'orchestra Mangani, poi sabato con Rosy Velasco, che è veramente formidabile, per chiudere con la tradizione. In mezzo non possono mancare dimostrazioni di ballo, mercatini, palco secondario per i ragazzi con della musica rock, il sesto torneo Festa del Fritto per domenica mattina e il raduno del Vespa per il giorno. Quindi veramente tante iniziative da non perdere.